Buonasera, come andiamo? Io sono, come potete vedere, molto provata dagli incontri di gruppo. No, non è dagli incontri di gruppo perché così fa brutto. Dal fatto che io oggi ho avuto quattro incontri di gruppo perché ci siamo prese il sabato per quello, no? E Eralda me l'ha messi secchi, secchi, uno in fila all'altro. Tra l'altro, mi ha detto. Sai, giovedì la storia di una ricciardina non può, sapete Valeria che abbiamo fatto ieri sera, te la metto alle 13:15 che coi gruppi finisci alle 13? E certo, tanto io non è che devo vivere. Cioè, quella lì, di solito dicono, oh, il capo ti fa lavorare tanto, no, è lei che fa lavorare me. Non avete capito? Perché lei incastra, no? È bello, ma perché lo so, quando non sei tu che lavori, ti prende la... Quella mania del Tetris e vuoi incastrare. Oh, sì, incastriamo tutti. Intanto aspetto che arriviate. È un'ora tarda, è un momento inusuale sia per una diretta che per una merenda. Ciao Simonetta, quanto tempo! Però stamattina, oltre a tutto il resto, negli incontri è anche venuto fuori tanti spunti. Cioè, gli incontri di gruppo sono fondamentali. No, se siete stati invitati e non ci venite, non per motivi reali, tipo di lavoro, ma perché pensate che non facciano per voi, sappiate che state commettendo un errore gravissimo. Non sapete cosa vi perdete. Non è un'opzione. Come il gruppo Facebook, ragà, guardate caso, chi riesce nella vita, chi riesce nei percorsi, è sul pezzo, viene agli incontri di gruppo, è nel gruppo, commenta, brega, fa. Non vi starò qui a spiegare il perché, ve lo spiegherei all'incontro di gruppo, ma non ve lo meritate se non siete nei gruppi. Ciao Mary Laura, che invece oggi era nel gruppo perché Mary Laura è sul pezzo. Ciao Noemi, se poi la vede. Noemi, la figlia. Quindi vi dico, sono un po' provata perché durante gli incontri di gruppo vedo tante persone e io cerco di dare veramente tutto. Parlo di fila 4 ore e poi sono un po' a pezzi. Devo stare attenta, le mie risorse non sono illimitate e quindi bisogna usarle bene. Allora, oggi, durante l'incontro in cui c'era Margherita, io non mi ricordo chi ha tirato fuori quest'idea, perciò chi vede il video e per favore dice sono io, dica io rivendichi la ricetta di questa merenda. Perché io lo dico apertamente, se volete fare merende, io le copio spudoratamente, no vabbè, nel senso io le ripropongo a tutti in chiave, magari se sbagliate qualcosa le aggiustiamo, se è corretta invece a maggior ragione condividiamola, no? Allora ero lì che rosicchiavo una mela, perché stasera di nuovo cenerò tardi, rosicchiavo una mela che ieri mia figlia ha schifato, la poverina, non è colpa sua, ho aperto la mela, convinta di darle la mela a merenda e poi mi sono resa conto che la grattugia era in lavastoviglie. Vabbè, lavala, no, la lavastoviglie era in funzione. Di conseguenza gliel'ho tagliata a pezzetti sottili, pezzetti fini e quella mi ha detto mangiatela, perché c'ha ragione lei, Stellina. La mela, se non è grattata, è veramente impegnativa per una bimba di 6 mesi con due denti, due denti che sono di bellezza e per fare male alla mamma in questo momento morde forte. Quindi quella mela lì mi guardava da ieri e oggi l'ho mangiata per non buttarla. Ciao Ottavia, ciao Tiziana. Ed ecco quindi tutto questo per dirvi che a un certo punto mi è venuto il flash che io avevo gli ingredienti per fare no, sulla scia di aver visto il post di Ilaria nel gruppo. Oh, se non ci siete non sapete di cosa parlo, è una cosa fighissima. Lei ha usato il mio impasto della non pizza per fare una non figata, cioè non una figata vera. E quindi ho detto, sì, bello, mi è venuta voglia di fare e mi è venuto in mente che oggi durante l'incontro di gruppo abbiamo parlato di una cosa specifica che io ho fatto e non posso farvi vedere perché si sta rapprendendo. Cioè, vediamo se così. Allora, per 30 secondi vi faccio vedere lo stampino, poi lo devo rimettere giù perché sennò si cola. Avete visto? Questo è uno dei miei stampini preferiti, non ricordo, ve l'ho comprato, ma c'è una balena e un faro. Io adoro il faro, adoro i fari, non quelli della macchina. Ah, con cosa l'ho riempiti?
rullo di tamburi, avevo in dispensa che avevo comprato proprio per occasioni di questo tipo, per farmi quei dolcini non dolcini, del farro soffiato biologico integrale. Tutto giusto. E poi cosa ho fatto? Avevo del cioccolato fondente che in casa mia non manca mai. Ecco un altro per Luisa, adesso la taggo. Per Luisa il cioccolato fondente è un'altra di quelle robe che in casa non manca mai perché ha una scadenza lunga e ti viene sempre comodo quando vuoi rendere gustoso, buono, saporito qualcosa. E ho fatto banalmente, adesso di qua è brutto, però prometto che saranno più belli d'altra parte, farro soffiato e cioccolato fuso. Tipo merendina sana. Quanto farro ci va? Una spruzzata. Penso di averne messo. Io non credo 15. Non credo che ce ne siano 15 grammi in tutte e tre. Ma non 15 per uno, 15 in tutto. Perché il farro soffiato. Leggerissimo. E tra l'altro quel farro lì ha 15 grammi di proteine, quindi un bel quantitativo, un bel po' di fibre e circa sui 67, mi pare, grammi di carboidrati per 100 grammi. Quindi anche dal punto di vista cereali integrali, come al solito, sono composti così. Hanno, ciao Cristina, hanno un quantitativo di proteine più alto, più elevato di quelli raffinati, quantitativo di fibre evidentemente più alto e carboidrati più bassi perché a parità di, cioè i carboidrati sono sempre gli stessi, ma vengono diluiti perché c'è più altro. Non so se mi sono spiegata, ditemi di sì, vi prego. Ciao Eva. Quindi in tutto questo avete messo, ho messo quello e circa saranno 50 grammi, 50-60 grammi di cioccolato per tutti e tre gli stampini. Facciamo 20, no, 20 non lo erano perché non avevo così tanta cioccolata che mi avanzava. Ma presa dall'entusiasmo, non ho pesato niente. Scusate, ormai siete abituati a me, non ho pesato nulla e quindi poi vi prometto che un giorno lo rifaccio, vi dico le dosi corrette. Però sostanzialmente, ciao, potete decidere voi quanto metterne in base alle vostre disponibilità. E quindi uno di questi, bello congelato, bello fresco, sul frigo, sul divano la sera, sostanzialmente, chi era Margherita oggi durante l'incontro di gruppo e mi ha detto, ma il pezzetto di cioccolato fondente ancora non soddisfa da solo. Ciao Sare, tutte e due. E, che tra l'altro oggi erano incontro di gruppo non insieme, perché erano nella stessa sedia, Sara prima e Sara dopo erano nella stessa sedia. Sono importanti queste cose, lo so per voi. Stavamo dicendo, ecco, Margherita mi ha detto che lei ancora è all'inizio del percorso. Margherita ha già fatto degli enormi cambiamenti, ma purtroppo ancora, ciao Laura, ancora fatica a tra virgolette, disintossicarsi da tutto lo zucchero che mangiava prima. Quindi si sta facendo un bel percorso, però giustamente ha bisogno di tempo e di ingannare un po' certe voglie fin tanto che non si sarà un po' rieducata, no? Quindi questo qui secondo me ti può dare più soddisfazione di quel pezzetto di cioccolato che dicevamo e fondamentalmente no, è poco di più. Quindi in tutto questo, Eralda, segnati gentilmente che questo video lo giriamo a chi era nei gruppi oggi perché cioè, è una cosa carina per tutti, parlo di molti di loro, perciò per favore giralo a tutti. Porra Stella, mi odia, credo. Ma lo vedo che mi odia perché poi mi mette quattro incontri più il video, cioè, capito? Quella mi mette di tutto. Ciao Lucia! Buongiorno, buonasera, va. Quindi, cioè, praticamente adesso sto aspettando un po' che si raffreddino, poi li metterò subito in frigo. E domani avrò il mio dolcino per la festa della mamma perché ho già capito che se aspetto che qualcuno mi faccia colazione, parto malissimo, proprio male, lo so, ma non fa niente. Però domani, tra l'altro, domani siamo insieme, c'è cioè anche Matteo a casa ed è un'occasione speciale perché noi non abbiamo molte domeniche insieme.
Ma non è per merito della festa della mamma, perché c'è la comunione di Rebi. Rebi, ti ho preso un regalo fichissimo che vorrei tantissimo tenermi. Sto veramente lottando, ma essendo che l'ho preso oggi, se non te lo do, non ho niente per te. Quindi purtroppo devo darti il regalo che vorrei tanto tenermi. E non dico cos'è nel caso per caso tu e Connie stiate guardando, e per fare un po' di hype. Comunque mi è piaciuto tanto. E quindi niente, domani si festeggia tanto e sono contenta. Chiaramente festeggeremo mia nipote, ma anche la mia prima festa della mamma. Sono contenta, quasi mi commuovo. Sara, anche la tua prima festa della mamma. Tanti auguri anche a te e al tuo bellissimo piccino. In tutto questo. Avete delle domande? Volete raccontarmi che fate domani? Se qualcuna ha già ricevuto un regalo? E ricordate che si può festeggiare vari tipi di mamme, secondo me, nel senso che la mamma non è né solo quella che ti ha cresciuto, né solo quella biologica. Per me, festeggiare una mamma significa festeggiare una persona che ti vuole bene e che ti sta aiutando e che chiaramente ti ha aiutato quando eri più piccino, che è più grande di te, insomma, no? Da questo punto di vista ci sono tantissime mamme che vorrei ringraziare, però mi sto commuovendo, quindi la smetto, cioè, scusate. Comunque niente, tanti auguri a tutte le mamme. No, basta, non ce la faccio, che scema, scusatemi. Io volevo fare gli auguri, ma non li faccio perché se nomino le persone comincio a piangere come una cretina. Quindi... Direi che vi saluto, è stato un piacere e ci vediamo domani. Ciao a tutti!